Ciao ragazze, bentornate sul canale. Oggi in occasione della settimana del Black Friday voglio proporvi un video in collaborazione con Motif. È un brand con cui ho avuto già modo di collaborare in passato, quindi sicuramente ve lo ricorderete. È un brand di cui apprezzo tantissimo la loro qualità, il loro design, il loro stile, quindi per me è sempre un piacere potervene parlare. Per questa volta ho voluto scegliere 5 capi spalla, appunto perché il blazer è il capo must have di stagione per l'autunno-inverno, quindi volevo proporvi qualche look con le loro giacche. Per chi ancora non lo conoscesse, Motif è la linea premium di Shein e viene venduta sul loro sito. Quindi per tutti i riferimenti dei capi che indosserò in questo video e per il relativo codice sconto inerente alla settimana del Black Friday troverete tutti i link giù nell'info box. Direi di partire dal primo capospalla che ho scelto, che in realtà forse non è un vero e proprio capospalla, ma volendo può essere anche utilizzato come tale all'occorrenza. È più un blazer vestito a doppio petto con questa stampa in Principe di Galles e il reverb e il colletto in raso, fatto davvero benissimo ragazze. Il tessuto è bello e spesso, è foderato all'interno, quindi adatto per la stagione autunno-inverno. Non è assolutamente leggero, le spalline sono imbottite. E io al di sotto ho messo questo lupetto così semplice a costine nero, ma volendo ci vedo molto bene anche una blusa con un bel fiocco e degli stivali alti, oppure ecco delle décolleté, oppure anche degli stivali over the knee se siete un po' più alte di me. Trovo che sia davvero molto molto carino e mi è piaciuto tanto anche la visibilità. Di tutti i capi che vedrete, io come al solito ho scelto una taglia XS che su di me veste abbastanza bene, veste giusta. E le tasche sono cucite, ma volendo ecco si possono aprire, quindi sono agibili. E niente ragazze, cioè secondo me è meraviglioso, cioè è anche un diciamo un capo un po' diverso dal solito, che non ho visto tanto in giro, quindi decisamente particolare e unico nel suo genere. Siamo adesso però ad un vero e proprio blazer che vedete qui in anteprima, e questo è il modello crop in tweed, in questo bellissimo color sabbia. Adoro follemente ragazze, questo è il mio preferito di tutto l'haul, appunto perché mi sta benissimo, proprio cucito addosso a me. Ha una vestibilità strutturata, come potete vedere, le spalline leggermente imbottite ma non troppo, veste avvitato e lo vedo adatto sia per dei look casual per tutti i giorni, ma anche un po' più eleganti e sofisticati. Ad esempio io l'avevo immaginato con un lupetto a costine bianco o panna al di sotto, dei jeans wide o comunque quelli culotte che arrivano alla caviglia, e dei bianchi ultra mini per completare, che adesso sono super di tendenza in questa stagione, per un look ecco casual ma allo stesso tempo comodo e caldo. Mentre ad esempio se volete un pochino renderlo elegante con degli skinny bianchi e delle décolleté panna, comunque con una pochette abbinata, sta benissimo. Quindi io non vedo l'ora ecco di crearci tantissimi look, perché è davvero bello, poi è fatto bene, cioè è bello e spesso, è foderato anche questo all'interno, i bottoni sono dorati e bianchi e c'è anche diciamo la riserva. Una cosa che mi piace di questi capi, di tutti i capi che comprate trovate sempre i bottoni di riserva, cosa che non è scontata. Passiamo poi ad un altro blazer di una tipologia un po' più classica, questo qui l'ho scelto in questo bel colore, un marrone desaturato, freddo, che trovo si abbini meglio al mio incarnato rispetto diciamo al classico color cammello. Questo è in cotone, anche questo sempre foderato. La particolarità sta nella parte di sotto, che io non avevo notato, vi dico la verità, sul sito, ed è questa parte diciamo in simil chiffon organza, che fuoriesce al di sotto e lo rende un po' più particolare, un po' più elegante. Volendo sul sito trovate anche i pantaloni in abbinato, però io ho voluto prenderlo singolarmente appunto per indossarlo spezzato. Questo lo vedo molto bene sopra i jeans, sopra i vestitini. Secondo me ecco è un passepartout, assolutamente un blazer da avere in questo periodo. Altro must have che io non avevo ancora nell'armadio ragazze, appunto perché forse non avevo trovato il modello adatto a me, è il blazer in ecopelle nero. Questo in particolar modo secondo me è perfetto, perché come potete notare non è lucido, quindi la maggior parte dei blazer che troviamo in giro, soprattutto quelli che costano poco, che sono cheap, tendono ad essere lucidi e assomigliano un po' al classico sacchetto dell'immondizia che andava
anni fa e che sinceramente io vorrei evitare addosso a me. Invece questo, come vedete, è in ecopelle opaca e sembra proprio richiamare, diciamo, il mood della vera pelle. Veste leggermente oversize questo rispetto agli altri che ho scelto, ha un solo bottone, quindi lo vedo bene, ecco, al di sopra di un look un pochino più aderente, magari con dei mocassini, con dei combat boots sotto, quindi per un look un po' più aggressivo, però allo stesso tempo si è strutturato bene anche con qualcosa di un po' più elegante. E mi piace veramente tanto, anche questo si sente che è di qualità, ragazze, e assolutamente non emana cattivo odore. C'è una cosa che voglio sottolineare: i capi di questo brand non puzzano, su questo potete andare tranquille. Quindi questo ve lo consiglio, anche qui spalline imbottite, fatto proprio bene, sicuramente su di me veste un pelino over, però diciamo che è un fit che non mi dispiace e che sicuramente, ecco, mi piace provare cose nuove. Per ultimo vi mostro il blazer che mi aveva colpito di più sul loro sito, che è questo qui, un po' in stile Gossip Girl, sempre un blazer dal taglio crop, ma non troppo, perché questo comunque mi arriva qui ad altezza della coscia, dell'inizio del fianco, diciamo, e è in tweed, base bianca con questi fili neri. Anche qui abbiamo gli stessi bottoni che ci sono nel blazer panna, ed ha la particolarità di questo fiocchetto in velluto nella parte iniziale sotto al colletto. Volendo questo si può anche togliere e c'è proprio la forcina adatta ad essere indossata, ad esempio sui capelli, se volete. E niente, anche questo qui l'ho trovato molto molto bello, sicuramente una vestibilità un po' più ampia rispetto a quello lì beige, quindi su di me veste un po' più over, comunque non mi dispiace, lo vedo principalmente, ecco, su jeans a vita alta o comunque belli aderenti, non su gonne o comunque non su vestitini, perché se siete 1,60 m tende un pochino ad abbassare perché non è eccessivamente crop. Per il resto nulla da dire, anche in questo caso bellissimo, fatto bene, sempre ecofoderato, sempre diciamo materiale bello doppio, morbido. Non ho nulla da dire, ragazza, anzi io sono rimasta veramente felicissima, cioè proprio contenta, perché sono capi ben fatti e che tranquillamente potete abbinare con qualsiasi look, perché sono comunque dei colori classici, neutri, e non avete sicuramente problemi, quindi se volete ispirarvi vi lascio il link giù nell'info box. E niente, ragazze, questo è tutto per oggi, spero che questo video vi sia piaciuto, fatemi sapere giù nei commenti che cosa ne pensate, qual è il look che avete preferito di più, e niente, io vi mando come sempre un super bacio, vi aspetto prestissimo qui con un nuovo video, ciao!